Bella per tutti e bentornati sul nostro canale. Io sono Alessandro e siamo di nuovo su Rogue Lord. Allora, avevamo lasciato il tutorial all'inizio, fondamentalmente, perché se vediamo la mappa, ci siamo spostati di poco, ecco. Dobbiamo cominciare ad andare a... Andiamo, cioè, proseguiamo. Avevamo messo il buon Dracula come leader, fondamentalmente. Allora, lancia l'attività, cerchio dei riti. C'è solo quella da fare. C'è solo questa attività in giro, vediamo un po'. Sbircio, sbircio. Sì, c'è solo questo qua. Cosa vuole? Vabbè, abbiamo. Allora, in un luogo segreto, nascosto ai mortali, i tuoi adepti si incontrano con il tristo mietitore. È ora di fare affari. Beh, prima di fare gli affari col tristo mietitore, mi raccomando, iscriviamoci al canale, lasciamo un commento e lasciamo un like se vi sta piacendo questo gioco. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo nuovo gioco che sto portando e condividetelo, fateci conoscere un minimo e attivate la campanellina così sapete quando escono i nuovi video. Allora, andiamo avanti. Osserviamo. Una serie di occhi ti osserva da sotto il cappuccio del tristo mietitore. Non sai cosa faccia con tutte le anime che raccoglie, ma fin tanto che rispetta i patti che stringe con te, non ti interessa. Effettivamente. Salve! A conductor of souls. Sì, quelle All anime, those innocent tutti quegli souls I innocenti che harvested will ho finally be of raccolto use. serviranno finalmente a qualcosa. Peccato che hanno messo il testo del doppiaggio là sopra in alto, che si vede o non si vede bene. Allora, il tristo mietitore ti offre abilità e reliquie in cambio di anime. Spero che non sto facendo casino col microfono. È inoltre in grado di aumentare. Sì, aumentare. Sono cinese, sono diventato. In grado di aumentare la rarità di un'abilità già in tuo possesso, ma per farlo deve trattenerla finché non ti incontrerà di nuovo. Ah, ok, tu gli lasci l'abilità, lui te la potenzia, ma la riavrai quando lo ribecchi. Qui puoi vedere quante anime hai. Ne abbiamo 340, dato la cosa di prima. Ah, è tutto randomico. Cioè, gli incontri che abbiamo fatto adesso in questo tutorial, probabilmente rifacendo un tutorial saranno diversi. Allora, le reliquie, cosa ci dai? Cos'è? Un ventaglio? Zaffiro. Il possessore comincia il combattimento con due di fretta. La fretta ricarica automaticamente le abilità usate. Miglioramento due cariche. Costa 57 anime e non è per niente brutto. Direi. Cioè, possessore comincia il combattimento con due ricariche di abilità. Questo? Cos'è questo? Sangue del diavolo. Tutti gli adepti ottengono più due alle caratteristiche sociali. Carino anche questo. L'elmo che fa? Elmo maledetto. Più 1 punti azione massimi, ok. Raddoppia i danni subiti. Ah, però, ok, chi lo porta prende il doppio del danno. E da quello che ho capito lo dovrei dare a Dracula. Allora, lui ti dice, acquista un'abilità. Quindi devo scegliere tra, come si chiama qui? Ah, crepacuore che si trasformerebbe. E diventerebbe che fa da 8 a 15, da quello che ho capito. Se no lo sfregio o vabbè, io direi che prendiamo la crepa cuore, eccola qua, che diventa di livello 2 e lo mettiamo qua. Take everything you can. Prendi tutto quello che... Ok, nuova abilità. Sguinzaglia la bestia. La bestia. Costa zero. Cosa fa? Obiettivo tu. Perde tutti i punti vita più due ai danni fisici. Ok, questa da fa tipo combo. Te fai questo, poi fai quello che recupera vite e te curi. Ok. Potrebbe anche essere simpatico qualcosa. Istinti animali. Applica 3 di affilatura. Ricarica 2 abilità casuali.
filatura era più 4 punti vita sottratti dalle abilità. Quindi per 3 volte facciamo 4 danni in più. Poi c'è Morso, infligge da 2, sì, da 2, da 12 a 16 punti vita e ricarica l'ultima abilità giocata questo turno. Costa uno solo. Allora, questa è figa perché ti potenzia. Costa 0. Però pure questa mi piace. Costa solo uno, fa un botto dei danni e ti ricarica la. Prendo questa. Fate mozzico. Acquista una reliquia. Questa direi proprio di sì. Ancora più delle abilità, le reliquie sono potenti vantaggi che ti aiuteranno ad avanzare. Anche se possono essere ottenute dal tristo mietitore e durante alcuni eventi, il modo migliore per assicurarsele è sconfiggere gli avversari d'élite. Che è lo Zaffiro o Zaffiro. Ok. Allora, potenziamento di un'abilità. Un modo per potenziare la rarità di un'abilità è lasciarla al tristo mietitore. L'abilità che lascerai non sarà più nell'inventario degli adepti. Sottrarrai, troverai un promemoria di quell'abilità vicino alla minimappa. Il tristo mietitore te la restituirà potenziata all'inizio della visita successiva. Beh, io direi che quella dei Bloody Mary, questa mi piaceva. Questa diventa a costo zero. Questa diventa a costo zero, ci piace una cifra. Conferma. Perfetto. E io potrei comprare. C'ho ancora anime, posso questa? No, devo forse uscire. Mi dispiace. Arrivederci. Olive dolci. Ok, quindi in questo momento noi abbiamo capitolo del libro: ordini ai tuoi adepti di raggiungere il prima possibile per passare al capitolo successivo di questo libro. Arrivandoci, otterrai uno di terrore. Un libro contiene 6 capitoli e termina con un combattimento con un boss. Quindi posso cliccare qui? No. No, cioè devo andare fisicamente. Cioè, devo andare fisicamente. Vai! Andiamo! Stone by Pietra stone, dopo I pietra will tear abbatterò down ogni everything the cosa che il sanctuary santo would animo ha build. costruito. Per questo c'è l'acqua questa nuova religione. Io risveglio, quindi vai al santuario Sancta Lumen per indagare. E quindi abbiamo qui proprio il santuario e basta, non c'è altra roba, quindi andiamo al santuario. Vai! My disciples enter the Sanctua Lumen Sanctuary and determine that it has well and truly replaced the old religions. Priest and warrior monks train to fight the creatures of the night. Vampires and werewolves rot in silver cages. My disciples swoop upon this new enemy, and soon lifeless bodies litter the sanctuary's floor. A handful of survivors are charged with spreading the word of my return. We then leave for the last known bastion of Van Helsing. Ok, avete capito? O volete che ve... Io non... Scrivetemelo se volete che ve le leggo queste cose o riuscite a leggerle per conto vostro, insomma. Se non mi dite niente, ve le lascio lì. Allora, adesso ho la possibilità, trova Van Helsing nella sua ultima dimora conosciuta. Quindi apriamo qua. Allora, se andiamo a sinistra, scusate, scegli le tue statistiche di combattimento ed esamina i nemici per ottenere abilità, raggiungere. Ok, qui c'è un combattimento. Qua c'è un combattimento, qui c'è un evento. Se vado a sinistra ci sarà un evento, combattimento e poi la fontana. Se invece vado qua, mi faccio l'evento, mi faccio il tristo mietitore che ci ridà l'abilità di lei e poi andiamo al combattimento. Mi piace, evento. Quindi tutto a destra. Quindi permesso? No. Salve, quindi qua. Sì.
Andiamo. Lungo la strada vedi una serie di pire. Sembra che nella regione chi praticava la stregoneria. L'umanità sta insorgendo contro di te. I seguenti effetti influiranno sulle zone situate tra due notti. I poteri del diavolo costano una quantità doppia di essenze demoniache. Siete brutti. Siete molto brutti. Quassù. Siete brutti. Lasciate voi. Apri la mappa. E noi apriamo la mappa. Usa l'abilità diavolo per barare ed evitare questa minaccia. Devo riforgiare il mondo a mia immagine e somiglianza. C'è una zona in cui creare un portale di accesso. Cioè, qua? Il diavolo è nei dettagli. Con 6 praticamente me ne vado, da quello che ho capito. Ok, la mia immaginazione è l'unico limite. Il portale non diventerà attivo finché non completerai l'attività. Ok. Allora, ci ha detto, in questo evento sarà possibile imbattersi in queste caratteristiche, stratagemma e furtività. Vediamo un po' chi ce l'ha più alti. Lui c'ha furtività 2 e stratagemma 4. Furtività 3 e stratagemma 6. Lei c'ha furtività 6 ma stratagemma 1. Io ci rimanderei di nuovo lui. Mi sembra quello un po' più adeguato alla situazione. Gli uomini del Sancta Lumen sono dentro le mura di Ranch e si stanno preparando a sottoporre gli abitanti del villaggio all'interrogatorio. Sono convinti che nella zona viva un gruppo di streghe e hanno ragione. Questi fanatici della luce sembrano disposti a usare tutte le frecce al loro arco per eliminare le streghe. Con un tuo piccolo intervento potrebbero anche incendiare Ranch e tutti i suoi abitanti. Ma potrebbe anche esserci un modo un po' più subdolo per usarli, che ti consentirebbe anche di salvare le streghe. Dammi un'occhiata qua. Tutta la popolazione di Ranch attende nella piazza centrale, sotto la stretta sorveglianza degli inquisitori. È facile confondersi tra la folla, ma è quasi impossibile fuggire. Il Sancta Lumen ha fatto un ottimo lavoro. Le streghe sono intrappolate ed è solo questione di tempo perché vengano scoperte. Vediamo un po' che se può fa. I tuoi adepti si confondono tra la folla. Beh, certo. Come non capire che questo è umano, giusto? Cioè. E sia il nascondiglio migliore e sia la posizione più adatta per influenzare gli eventi, tanto che il tuo fedelissimo cavaliere senza testa si appresta già a intervenire. Allora, studia il comportamento degli inquisitori, oppure accusa un gruppo di spettatori innocenti, 80%, aiuta le streghe a fuggire, per ora abbiamo lo 0%. E io... Allora, con questo praticamente dammo fuoco a tutto il villaggio. Cioè, darebbe... Qui serve occultismo e stratagemma, mentre invece qui è qui su furtività va, ah, ecco perché c'è lo 0%. E quanto mi costa? 5, 10, a posto, fammo così, con 15 punti abbiamo il 100%, a prova. I dati sono stati tratti, tipo. Aiuta le streghe a fuggire. Il tuo fedele cavaliere senza testa approfitta dell'agitazione della folla per aiutare le streghe a fuggire dal Sancta Lumen. Fuori dalle mura del villaggio hanno riconosciuto il tuo fidato cavaliere senza testa come uno dei tuoi preziosi adepti e si sono immediatamente prostrate ai suoi piedi, offrendogli tutto ciò che hanno di valore in segno di ringraziamento. Pensare che una religione tanto potente era nascosta in questa topaia. Oh, abbiamo l'accumulatore di magia nera. Ogni 10 abilità giocate, l'ultimo adepto a giocare riceve un superpotere. Così. Superpotere raddoppia i danni inflitti. È una manovra, ok.
Poi abbiamo l'acchiappasogni. Ogni volta che sacrifichi un'abilità, ottieni 80 anime. Rubino temporaneo. Alla fine di ogni turno vengono mantenuti fino a 5 punti azione non utilizzati per il turno successivo. Questa è tanta roba, eh? Questa è tanta roba. Ci piace. Ci piace questa. Alla mia età erano. Allora, aspetta. È Dracula questa. Alla mia età è molto difficile sorprendermi. Complimenti. Knowledge is Ah, power. lui riceve più una tentazione e più 4 punti spirituali massimi. Not my head, but Più it'll una do. stratagemma, più una danni fisici, più una danni spirituali. Ok. Allora, andiamo qua. Andiamo qui e a chi. Lei c'ha il ventaglio, perfetto, che gli dà 2 cariche. Ricarica automaticamente le abilità usate. Ok. E qua, eccole qui. Questo vanno automatici? Sì, vanno automatici, cioè su chi deve. Ok, perfetto. Quindi, devo andare qua? Quando attraversi questo portale, i tuoi adepti vengono trasportati direttamente alla regione a cui è collegato. Quindi andiamo all'altro evento. Giusto? Sì, da qui siamo arrivati direttamente qui. Ma il tristo mietitore che c'aveva la mia abilità? Scusi, eh? Vabbè, facciamo, intanto facciamo sta villa in rovina. Ah, aspetta, lì ci sono le pietre tombali enigmisti. Attiva secondaria abilità è opzionale. Cosa fa? Tristo mietitore, qui lo troviamo. Ce lo porta qui. Qua non me lo dice. Teoricamente sì, è il tristo mietitore questo. Vediamo un po'. Avvia. È il Tristo Mietitore, un luogo segreto, nascosto ai mortali, i tuoi adepti si incontrano nel Tristo Mietitore. È ora di far affari. Dai, eh. E dice qua, una serie di occhi. Ah, beh, quello dell'altra volta. Non ce la può fregare di meno fino a che fa quello che deve. Come d'accordo, ho instillato le anime che mi hai dato nell'abilità Lancio Perfido. La sua forza è enormemente moltiplicata. Il raccolto è andato bene. Ora l'abilità Lancio Perfido ha il livello di rarità demoniaca. Così come stipulato nel nostro patto. Choose quickly. Evil will not Scegli in spread fretta, by il male non si itself. diffonderà. La paura costa 0 e fa data 8 a 14. Qui. Ah, a conductor of souls. Coprirai tutti All gli those innocent innocenti che ho souls I raccolto harvested serviranno will finalmente a qualcosa. finally be of use. Allora, con calma e per favore, posso fare un sacco di roba. Qua costa 42, ecco. Prendiamolo, è furia canina e la potenziamo. La paura, la mettiamo qua. Vai. Ok, Take everything you can. e ci dà un'altra furia canina. Sguinzaglia la bestia. Oppure gli istinti animali, che costa 3. Ma io. Possiamo anche non prendere niente e prenderci 20 anime, ma. Non lo so, questa mi. Pochetta, se no. Continuiamo a mettere da parte Furia Canina? No, facciamo. Questa, sguinzaglia la bestia. Perché queste ancora. Sono bloccate, vedi? Vedete? Prendo questa qua. Ok. Questa di chi è? Distruggi anima. Ah, aspetta che ci sono le cose qua sopra, non avevo fatto caso. Reliquia, il velo delle tenebre. Il possessore ottiene più 2 a tutte le sue caratteristiche sociali. Ogni volta che il possessore supera una prova sociale ottiene più 30 anime. Mi piace? Mi piace e me lo pio. Knowledge is power.
Poi ci abbiamo. Abbiamo svoltato prima con quei 300 anime, ci ha proprio pimpato alla grande. Cos'è il biglietto di razionamento? Dopo ogni fontana dello Stige ottieni 80 anime. Vedi, pure questo è forte. Alla prima fontana praticamente te lo sei ripagato. Mo' pio. Tombola. 114 lo scudo di vetro. Non... All'ottenimento, cioè quando lo prendi, tutti i tuoi adepti guadagnano 20 punti vita e punti cose massimi. L'essenza dell'ottenimento viene fissata a 3. Ah, ok. Beh, sarebbe stato interessante questo averlo. Comunque, vabbè. E c'ho 51. Cosa mi posso prendere? Questo fa danno a tutti i nemici. Questo è del... Ah beh, qui c'è pure scritto. Evoluzioni di... Allora, distruggi anima e gancio delle tenebre. Tutti i nemici infligge da 6 a 10 punti spirituali e applica a 2 zombie. Che cos'è? Trasforma in danni le cure ricevute. Ah, ok, se si curano, in realtà si fanno danni. Non è brutto. Ce ne so due addirittura. 46 quello e 30 e fanno troppo. Stessa cosa. Questo è 7 anni di sfortuna, tutti i nemici. Fa da 6 a 12 punti spirituali e uno di depressione. Ma ruba da Vabbè, io per adesso mi farei gli affari miei, a meno che non gli vogliamo dare un'abilità. Quale? Quale abilità gli potrei dare? L'evoluzione da 12 a 16 diventa 18-24. Da 8-15 diventa 13-22. Istinto di sopravvivenza. Se Dracula è vulnerabile, gli effetti di questa abilità sono ripetuti una seconda volta. L'istinto di sopravvivenza, ok. Però l'evoluzione fare più danni fondamentalmente. E questo non mi dispiacerebbe, la sete di sangue. Un alleato, quindi o lui o un altro, gli dà vampirismo e affilatura. Cosa cambia? Ah, gli abbassa il costo da 2 a 1. Però non ce l'avrei, me lo toglie. Però non mi dispiace. Ma lo rincontreremo noi nel frattempo? Sì, credo di sì. Vai, proviamo e usciamo. Ok, qui abbiamo fatto le cose nostre, quindi andiamo qua. La villa è in rovina. Un evento che dice: questo evento sarà possibile imbattersi in queste caratteristiche, stratagemma e occultismo. Allora, stratagemma 6 più 2, 8, occultismo 6, 5 e 7, 4 e 1. Ma io ci manderei lui. 6 e 6, cioè 8 e 6. At Vai. your service, master. Allora, mentre entrano nel cimitero di Villa in rovina, i tuoi adepti notano qualcosa di strano, un enorme mucchio di cadaveri. Man mano che si avvicinano per comprenderne il mistero, un becchino li chiama. Se siete venuti per lasciare un cadavere, tornate indietro e mettetelo nella fossa comune. Con questa dannatissima peste bianca che impazza nelle campagne, non ho più posto per nessuno. E il peggio è che i corpi infettati di peste non marciscono, devono essere vittime di una specie di magia oscura, ne sono certo. Darei qualsiasi cosa per liberarmi di tutti quei cadaveri. Il becchino non sta scherzando quando dice che il cimitero è pieno, ci sono più pietre tombali che alberi nella foresta, e le fosse sono talmente piene che ognuna di esse forma già un piccolo tumulo. Nel mucchio di corpi ci sono uomini e donne, giovani e vecchi. Questa epidemia sembra non risparmiare nessuno. Sono tutti pallidi come dei fantasmi, come se fossero stati completamente dissanguati. Per questo la malattia viene chiamata peste bianca. Salve.
Il becchino osserva nervosi i tuoi adepti. Allora, fai un patto con il becchino, esamina i cadaveri più da vicino, raccoglie le anime dei morti. Ma io esaminerei i cadaveri da più vicino. Il becchino non stava mentendo, i corpi sono ancora integri, come se fossero morti solo da qualche istante. Una magia sconosciuta gli scorre sotto la pelle, dovresti riuscire ad estrarla. Il fidato Dracula attende i tuoi ordini, assorbi la magia, crea un talismano. 40% oppure dovrei pagare. Quanto mi It's high costa? time I interfered. Dieci punti. 10 punti. Andiamo giù parecchio, ma 14. No. Assorbiamo la magia e basta. Il tuo Dracula si china sul cadavere per assorbirne la magia. Un flusso di potere gli entra dentro, ma sente anche una strana sensazione di bruciore. È magia sacra. Se l'assorbisse tutta, l'energia conferirebbe al tuo fedele Dracula un potere colossale, ma lo pagherebbe a caro prezzo. Proviamo, continua ad assorbire. La sensazione di bruciore aumenta, fino a diventare intollerabile. Contro ogni previsione, però, il ferreo Dracula riesce ad assorbire tutta la magia sacra, fino all'ultima goccia. Sopraffatto sia dal potere che dal dolore, il tuo adepto si scatena sul becchino, che è rimasto paralizzato dal terrore. Quando esci dal cimitero, c'è un altro cadavere in cima al mucchio. I am pleased with Cado. these offerings. Take them. Ok, che cosa abbiamo preso qua? Dominazione vampiresca. Applica 2 di esaurimento. Rimuove una protezione più 2 ai danni inflitti dagli adepti per ogni stato rimosso. Costa, cioè sì, no, di mezza tutti i danni inflitti. Ah, ok. Per 2 volte fanno metà dei loro danni. Oppure mi prendo il crepacuore, oppure gli istinti animali. E che a 3 è tanta roba. Però rimane una protezione. Invece di dover usare i punti per prenderla, tipo io, gliela rimuovi e basta. Quasi quasi. Dai. Ah, perché mo c'ho lo spazio perché non c'ho più quell'altra. Ma torna indietro. With that, Puntiamo sul the you. crepacuore, vai. Vai. I didn't expect that. Sognatore, meno occultismo, meno 1 ai danni spirituali. Knowledge is Giocoso. power. Ha preso più 2 a tentazione, più 2 a stratagemma, più 5 punti spiriti. Tutto sommato. Non ci ha detto proprio male, male, male. E quindi adesso devo andare per forza di qua. E se io volessi andare di qua? I don't Cos'è? like this situation. Let's change it. Da qui potrei andare soltanto qui, quindi cambia poco. No. Oh boh. Vai, c'è un combattimento qui. Qualche It will take more than a muro few di pietra non stone impedirà al walls male di to keep penetrare nelle vostre evil from case. penetrating into your homes. Deathshore. Eh beh, c'è solo il combattimento da quello che vedo. Vai! Allora, come lo vogliamo affrontare? Attacco frontale, effetto terrore tra una notte. Oppure gli tendiamo un'abilità, 2 abilità ci dà, cioè sì, tendiamo un'imboscata. Però ci sono 2 ondate di nemici. Oppure attacchiamo la pattuglia con una sola ondata di nemici e ci dà 43 anime. Sono deciso. Sì,
No, mi prendo le 43 anime. Se mai dovessimo rincontrare. Salve. Allora, loro ci dicono, lei va su Bloody Mary, gli farebbe 5-10 danni. Lei invece va su sul buon cavaliere senza capoccia. Allora, la nostra ragazza qui c'ha il fatto che può, questo costa pure 0 tra parentesi. E andiamo, vai. Questa continua a costare 0, cioè io la posso giocare. Ma che davvero? Cioè all'infinito? Fino a che non muore quello? Ah no, che è 3 volte. Vabbè, però se becca 3 volte, cioè, così, a gradi. Ah beh, perché c'avevo, no, c'avevo il reset di 2 abilità all'inizio. Ok. Beh, direi che mo... Lama specchio. Perché cambia colore? Allora, io farei intanto un Angard. E poi, allora, il nostro buon drago a 1 fa da 12 a 16 e ricarica l'ultima abilità giocata in questo turno. Qui abbiamo una furia canina e qui sguinzaglia la bestia non è disponibile perché l'abbiamo data, mi pare. Beh, facciamo questa qua. E questa sempre qua. Ok. What game are we playing? E terminiamo. Ok. Beh, lei... Se fanno a 2, se fa 1. Con calma, facciamo subito... Ah, adesso lo posso fare. Perde tutti i punti. Vabbè, non mi pare a caso. Direi che con questo lei ci saluta. Va. Ciao. E uno. L'ho messo da parte. Questa che cosa fa? Prepara da applicare diversi bonus. Ok. Questo si fa 2. Questo si fa 1. Lui. Si fa. Questo si fa. Il costo del lancio di questa abilità è di 5 rancore. Ah, ok, lui ci deve avere rancore. Vabbè, facciamo questa. Ci mettiamo sanguinamento. E poi andiamo con lei. Andiamo con lei con questa. Zagate. Che tramba che gli ha dato. Ok, quindi cosa c'ha lei? Leggiamo. Attacca tutti. E fa 15 danni a tutti, quindi deve morire. Potenza di spirito più 6 punti spirito sottratti dall'abilità, riduce di 6 punti spirito persi. Mamma, vai tranquilla che non te li fa nessuno i punti spirito. Dai che sei rimasta così. Ok, è vulnerabile e ciao. Another night. Ok. Another conquest. Souls rotten with life. E ci ha dato 43 anni. Perfetto. E da qui andiamo qua. Che cosa c'è? La fontana dello Stige. Ottimo. E quello quando andiamo alla fontana ci dà anche le anime.
I hate fields. Odio i campi, mi piacerebbe vederli bruciare. Siamo simpatici. Allora, prima ancora di vederne la fonte, riesce a sentire l'odore pestilenziale dello Stige. In alcuni punti del mondo le acque dello Stige bla 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 bla, è quello dell'altra volta. Vai. Puoi entrare, puoi estrarre energia da qualche... i due deve diminuiscono nel turno. Posso scegliere di eliminare un tratto negativo da ognuno degli adepti. Ma io mi riprenderei 20 di essenza, quasi quasi. Posso vedere i tratti negativi? Ma fondamentalmente solo lui c'ha sognatore, ma... Ah, ridammi 20 essenza. Torniamo full vita, quasi. Scream as loud as you can, condemned souls. I'm the only one who can hear you. Ok, e adesso andiamo, da quello che ho capito, contro Van Helsing. Il combattimento finale. Hai raggiunto il boss del libro. Tutto quello che devi fare è sconfiggerlo. Proprio come con le attività filo rosso, in queste zone non ci saranno mai attività secondarie. Ok. Un libro terminerà sempre con un combattimento finale e ogni libro ha il suo boss. Ok. Salve. Vai. Leggiamo. I guide my disciples to Van Helsing's lair. He is there, surrounded by his men. He is waiting for us. The news of my return does not seem to have shaken him. And so battle is engaged. Forza. Van Helsing, finally we meet again. Prepare to suffer an eternity of torment, mortal. È lui? È lui, eccolo qua, Van Helsing. Ah, quante cose ci state facendo? Ci fanno 44 danni là, 28... Con calma. Con calma e per favore, cominciamo da lui e facciamo così. Poi, qua sotto cosa ci abbiamo? Punizione, ogni volta che il possessore viene curato, riduce di 2 punti di vita massimi degli adepti. Egida, ecco. Gli rubo questo e glielo do a lui. Reality is but a toy. Sì, sì. Va bene così. Ok. Ok. What game are we playing? Lei ci dovrebbe avere 2 di fretta. Allora, chi è che c'ha meno punti vita? Loro 45. 9.999 c'ha Van Helsing. Mi scusi. Let's get down to business. Mi costa un attimino troppo ammazzare Van Helsing. Cioè, coi punti che c'ho non faccio niente. Qualcosa mi dice che non sopravviveremo, però... Allora, riduce 2 i danni dell'attacco nemico. Andiamo su Van Helsing. Poi. E questa costa 2? No, andiamo su questo gratis. Ecco qua. Poi. Abbiamo 2 punti. Se fa 1 e questo se fa 1, e allora io farei questo e 299, proviamo su questa, poi gli diamo un mozzico e qua, e quello l'abbiamo ricosato, e mo secondo me morimo male. Vediamo un po'. E c'ha una machine gun. Quindi? Che ti racconto, scusate? Aiuto? E...
quella sta a 5, basta meno, insomma. Ok. Furia canina. La posso prendere questa. Questo se fa 2, questo se fa 2. Se fa 2, se fa 2. Questo se fa 1. Ciao. E questo su di lei. Ma secondo me dobbiamo perdere. E visto che tanto dobbiamo perdere, yeah. E lui ci massacrano. Sono punizioni più severe che ti aspettano. Ma credo che sia da copione. Van Helsing brushed them aside with the swipe of a hand. What a humiliation. The growing influence of the Sanctuary Lumen has sapped my strength. I order my disciples to retreat towards a location from where we shall launch a different kind of attack. A new addition to my collection. Bacio di mezzanotte, Dracula. Che fa? Infligge 3 volte da 5 a 8 punti spirituali. Le belle reliquie sbloccate appariranno nei seguenti libri. Torna all'antro del diavolo. Fine del tutorial. Hai completato il tutorial. Potrai accedere a tutti i tutorial usando il menu di pausa all'interno del libro. Accedi alla mappa del nuovo mondo per iniziare subito a riconquistare il mondo dei viventi. Ok ragazzi, quindi abbiamo terminato con due video il nostro tutorial del gioco. Ditemi cosa ne pensate e io mi farò una run per conto mio per capirlo un pochino meglio, ma mi piace veramente tanto, è rigiocabilissimo come titolo. E niente, detto questo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, commentate questi video, fatemi sapere che ne pensate, lasciate un like se vi è piaciuto, condivideteli sui vari social, su Facebook, dove pensate, insomma, anche su WhatsApp ai vostri amici, e attivate la campanellina così saprete quando escono i continui di video oppure delle novità come in questo caso. Quindi detto questo, ci vediamo alla prossima volta, bella per tutti e ciao.